positivo. Cerco sempre di trovare comunque quel qualcosa di buono anche nel negativo, e dico che oggi è stato comunque un punto d'oro, questo punto portato a casa per quello che è successo, questo senza dubbio, anche perché giustamente non giocando bene, soprattutto andando in inferiorità numerica, diciamo che la traversa che hanno beccato l'unica era stata stringere i denti e portare il punto a casa. Purtroppo è un momento, è un periodo che speriamo che finisca presto, dove stiamo facendo un po' di fatica, abbiamo rallentato, questi ci sono i dati, questi numeri, però noi cerchiamo comunque di tenere botta e assolutamente alzare la testa fino alla prossima settimana, risollevarci e riprendere quello che era il nostro cammino normale, diciamo così. Oggi c'è stato un gladiatore in campo, sia al centro, poi addirittura da terzino, hai retto alla fine un po' tutta la squadra sulle tue spalle insieme ai compagni centrali in difesa. Questa squadra, a cosa è capitato questa squadra dopo le festività natalizie? Perché non sembra un'altra squadra. Ma guarda, probabilmente io analizzando delle volte, diciamo che fra di noi ha capito, è veramente diciamo un leggero calo, voglio pensare che sia questo, dovuto al fatto che penso che abbiamo fatto un girone d'andata strepitoso dove molte volte abbiamo anche recuperato partite che sembravano veramente perdute, questo lo sanno tutti. Ci sta che probabilmente stiamo un po' pagando questo leggero scotto che, come ho detto, speriamo di passare il prima possibile per poi ritornare alla grande. Oggi, oltre ai tanti errori in fase di impostazione, non riuscivate mai ad uscire, ecco, con più di due passaggi, arrivavate anche dopo sulle seconde palle, cioè mi sembra una squadra poco grintosa, poco volenterosa, ecco. C'è qualcosa che si è spento in voi? Guardi, probabilmente, come ho detto, non è una questione di non volere, perché ci mancherebbe altro. Io penso che è un campionato intero che comunque siamo là davanti e non vogliamo farci sfuggire quel qualcosa di importante, questo lo sappiamo. Come hai detto te, seconde palle così probabilmente è dovuta anche a una sorta di, diciamo, freschezza, cioè capito, lucidità, che è un leggero scotto che, come posso dire, pagano le grandi squadre. Può capitare anche probabilmente a noi, assolutamente. Comunque dobbiamo essere, penso, sereni, essere comunque sempre fiduciosi dei nostri mezzi, giornate storte come queste che possono capitare, quindi io, come ho detto, cerco di tirare fuori il positivo, sono comunque, condivido il pensiero di tutti quanti, dove bisogna assolutamente riprendere una sorta di ulteriore spinta, perché comunque di dietro stanno arrivando, quindi ci mancherebbe altro. Può essere un po' una pressione psicologica da parte dei tifosi sulla squadra, che ovviamente è stata rinforzata nel mercato di riparazione, quindi adesso non ci si accontenta forse più anche di un pareggio a Reggio, ecco, che comunque è un pareggio importante visto il momento della Reggio. Questa è una cosa che assolutamente non ci fa pressione, anzi ci fa assolutamente, sicuramente da parte dei tifosi è una sorta di spinta positiva, e questo lo sappiamo, perché loro giustamente l'abbiamo fatti, tra virgolette, stiamo facendo vivere, quindi secondo me è un campionato comunque stupendo, al di là della giornata purtroppo di oggi che ci può stare anche di un campionato. Quindi questa qui secondo me è una sorta di loro spinta per dirci forza ragazzi, facciamocela tutta assieme, perché alla fine il colloquio è stato assolutamente questo. E noi siamo con loro, assolutamente li ringraziamo di questo, e tutti assieme vogliamo raggiungere comunque la zona calda che in cui siamo sempre stati e che penso che diritto ci debba appartenere. E la prossima è una delle 4-5 partite che mancano, delle 13 alla fine del campionato, sì. Cui tengono tanto il derby. Sicuramente, i derby sono stati importanti, ci teniamo noi, però al di là del derby per noi è importantissima ogni singola partita, perché come hai detto te le partite iniziano a essere sempre di meno, iniziano a contare alla rovescia, i punti iniziano a pesare, sono comunque importanti, quindi assolutamente dobbiamo tornare a riprendere quello che era il nostro tragitto. Il mister un po' come i tifosi temono che appunto questo girone d'andata positivo venga un po' bruciato in queste ultime partite, perché invece dopo la vittoria a Pagani si è messa a pari punti con la Juve Stabia, la Casertana potrebbe arrivare a pari punti con la Juve Stabia, quindi si farebbe un colpone per questo terzo posto che è l'obiettivo minimo per i playoff. Sì, ma quello sicuramente, come noi anche le altre ci credono, adesso dopo ognuno è naturale che guarda casa sua, e quindi noi fin dalla prossima partita dobbiamo tornare a vincere, c'è poco da dire, a casa bisogna, per mantenere un certo tipo di ritmo, ormai non è inutile nascondersi, bisogna comunque vincere in casa, perché quando vai fuori, adesso vedi per dirti, vieni anche a Reggio dove la classifica per loro è sicuramente difficile, però è dura e fai fatica perché il girone di ritorno è tutt'altro girone sostanzialmente, quindi almeno in casa bisogna fare il risultato pieno assolutamente.